detto è finito praticamente che l'8 maggio 2018 è stato premiato alla proprietaria di Milano poi l'altro, questo è mio figlio, collezione Sgarbi, questo è stato diciamo esposto alla Milano Arte d'Arte. Questa è la collezione Sgarbi, è stato messo in archivio come stampa di Sgarbi. Diciamo che sono stato anche omaggiato dal premio Mangoni a Montreale al Vittorio Emanuele II nel 2017. Nel 2017, dopo la Biennale di Milano, praticamente sono stato invitato dalla The Story Communication e da Santo Mugnes, quindi da Spoleto Arte, a presentare la Miami Knit Milano alla Camera dei Deputati a Roma, in questo caso la pittura del mondo Miami Beach, arte base Miami Beach. Dopodiché diciamo il mio dipinto è stato in collezione pubblica presso il comune di Nardi, intitolato Piazza dei Priori con Donna Popolare, e il sindaco mi ha detto se potevo fare dei dipinti su Nardi. Quindi io ho fatto 13 dipinti su borghi e luoghi dell'Umbria che ho presentato aprile 2018 al Museo Euroli di Narni. Ho presentato borghi e luoghi di Narni. Mi dica pure. Faccio un'intervista là, però voglio dire, diciamo con lui e poi... Certo, mi dica pure. Allora, cominciamo. Allora, voi siete in studio, siete Terimaia e il blog Paese Post. Benissimo. Poi okay. Faccio avere tutto tramite Roberta. Sì. Quindi io sono stato, diciamo, mangiato a partecipare alla Biennale di Pescara. L'artista Albertino Sina ha conferito il premio Benevento nel 2018 alla Biennale di Venezia e il premio Moreale del Museo Van Gogh di Palermo e qui alla prima Biennale internazionale di Pescara si omaggerà appunto con le sue opere questa Biennale che si trova all'animazione. Cosa ne nascerà questa esperienza nella città di Pescara? Io credo che, essendo diciamo, la prima Biennale di Pescara, è stato un successo enorme perché nella partecipazione, oltre diciamo, l'artista che ha presentato come premio speciale fuori concorso, in questo caso Spina Albertino, ma io ho portato anche dei dipinti su Modigliani. Questo perché? Perché poi partirà una serie di mostre in Italia in occasione del 2020, quindi il centenario della morte di Modigliani, a omaggiare diciamo, questo grande artista italiano, io ho preparato 13 dipinti su Modigliani. Quindi porterò in Italia, in giro per l'Italia, questo omaggio a Modigliani dove verranno esposti i miei 13 dipinti e poi i dipinti su Modigliani. È stato un lavoro molto difficile perché su Modigliani in effetti ci sono 4 foto in bianco e nero, quindi io ho fatto tutto uno studio su di lui, come un attore che si cimenta dentro un personaggio in un film. Sono andato a studiarmi un po' quello che sono le chiese di Parigi e poi la sua vita partendo dal 1903-1905, dove a metà Modigliani è vissuto a Venezia. Quindi il primo dipinto che ho seguito su Modigliani è stato 1903-1905 a Venezia, ma l'ho inserito a Piazza San Marco, quindi seduto con il
suo, e lì è stato un lavoro strepitoso perché ha dovuto dare comunque un carnacino, perché c'era la foto in bianco e nero, e ho creato questo primo dipinto. Dopodiché sono partito con tutte le varie chiese e poi con Gian e Butter, la compagna di Modigliani, che l'ho inserita insieme a lui, lui che si abbraccia insieme a lei, con la chiesa di Parigi dietro. È stato un grande lavoro. Io credo che non ci sia stato mai un pittore che abbia fatto questo che abbia dato questo messaggio a un altro artista vissuto 100 anni prima, insomma, ecco. Poi mi dica pure. Sì, a causa dei suoi innumerevoli impegni, le sue opere saranno portate nei musei di tutta Italia e resteranno in esposizione pochi giorni per il Biennale. Questi saranno in esposizione per 7 giorni fino al 14, anche perché la Biennale di Pescara dura 7 giorni. La ringraziamo dell'intervista e buon lavoro. Grazie a tutti e buona serata.